Bella ragazzi, sono KBGoku, il vincitore del contest è Epic Shot 30T e è un commentatore molto serio che descrive nei minimi particolari la sua partita per farvi giocare al meglio e migliorarvi, ma lasciamo a lui la parola. Ciao a tutti, qui è Epic Shots 33 e oggi vi porto una carica nucleare fatta su Rundown per il contest di KBGoku. Durante questo match in dominio stavo utilizzando una classe con M16A4, silenziato, sciacallo, inflessibile comando e come arma secondaria un M9 con coltello da combattimento, ottima per gli spazi piccoli in cui un'arma come l'M16 che non è adatta a scontri ravvicinati, soprattutto con silenziatore e inflessibile perché uccide in due o tre scariche. E adesso stavo cercando di uccidere i nemici che spawnavano lì, poi vedendo che non c'era niente da fare, decido di muovermi, andare un po' in giro, piazzo delle claymore negli edifici alle mie spalle, per evitare che poi, finché sono in serie, dei nemici possano uccidermi da dietro. E qui, in questa mappa, ero nel mio posto preferito, ovvero stare qui dove c'è il fiume, in cui pochi guardano e anche si possono vedere nemici passare sui ponticelli senza badarvi. E anche un pochino difficile riuscire a spuntare e ucciderli perché spesso si trovano nemici dietro l'angolo in mappe come questa, e muoio un paio di volte prima di iniziare la serie in cui prendo la carica. E adesso diciamo che questo qua era il mio nemico, aveva piazzato una claymore come me e stavo inizialmente aspettandolo, poi decido di muovermi fuori, tiro un accecante e infine l'accoltello e ritorno poi alla mia tattica di stare qui sotto e cercare di vedere gente che passa, pure camper che stiano in quelle case a sinistra. E vedendo che diciamo qui era una zona un po' smorta, mi sposto, guardo se c'era qualcuno in quella casa alta a sinistra e poi volevo salire, quindi mi ero un attimo perso. E stranamente in questa prima parte della partita non riuscivo a vedere molti nemici, quindi cercavo di trovare posizioni da cui tenere d'occhio la maggior parte della mappa. E di nuovo mi pareva impossibile che non ci fosse nessuno lì a camperare. Poi me ne torno qui, tiro un accecante, però lì il nemico col cecchino mi uccide col coltello, ero incacchiato come una bestia, cerco di andarmi a vendicare e guardate, di nuovo muoio. Ancora più arrabbiato torno un'altra volta e penso che non si sia accorto di me, infatti vedendo che aveva passato il ponticello sono uscito a guardare e non l'ho più visto, era andato di sotto, però comunque poi riesco a vederlo spuntare e riesco a ucciderlo io. Ero gasato per questa vittoria in questa sfida personale. Di nuovo metto la claymore all'ingresso di questo edificio, controllo eventuali posti dove ci possono essere camper e vabbè, visto che non c'era nessuno, ho messo una seconda claymore. È molto bello vedersi arrivare uccisioni dalle claymore senza fare niente quando si è in serie. Qui questo nemico mi uccide, e nel senso che magari finché si presta la massima attenzione, perché si sa che dopo un'uccisione si può riuscire a prendere l'harrier o magari il supporto, vedersi arrivare un'uccisione dalla claymore può essere decisivo. Qua coltello alle spalle, il nemico che prima continuava ad accoltellarmi, lo vedo passare di lì, quindi capisco all'incirca dove nascono. Ripasso dal mio posto sotto alla mappa, diciamo, metto una claymore qui pensando che sicuramente qualcuno ci sarebbe passato. E qui guardo, non vedo nessuno, poi
Ho visto che spawnavano in questo punto, uccido quello. Qui guardo, uccido pure quello. E adesso mi arriverà un nemico alle spalle dopo che metto una claymore in quel punto. La claymore non lo ucciderà, ma con una grande fortuna riesco a ucciderlo, diciamo, manualmente. Qui vedo un nemico, ma non lo uccido. Cioè, prima c'era poi non più, ho sentito il hitmarker, lo uccido, Harrier, lo lancio dove ho visto che c'erano la maggior parte dei nemici, dove vedevo molti puntini rossi. Ovviamente col bombardamento non prenderò nessuna uccisione, quindi aspettando le uccisioni fatte dall'Harrier con i proiettili, metto una claymore lì sperando che qualcuno potesse passare di lì, e poi vado a nascondermi tenendo d'occhio soltanto una parte della mappa in cui comunque qualcuno potrebbe essere andato e prendere un'uccisione, non mi avrebbe fatto male. E non trovo nessuno, però vedo che l'Harrier, diciamo, mi stava facendo le uccisioni. Ultimamente mi buttano sempre giù gli Harrier, ma per fortuna questa volta nessuno me l'ha tirato giù, ero molto fiducioso anche nel tirare fuori supporto, pensando che non me l'avrebbero abbattuto. Lo lancio, purtroppo stava andando un pochino male, nel senso che o laggava o comunque si muoveva a scatti, poi come vedete nonostante io sparassi i nemici non morivano. E infatti non riuscirò a prendere direttamente la carica nucleare col supporto, ma dovrò sudarmela, nel senso andare in giro cagandomi sotto. Qui ovviamente prendo degli assist, qualche nemico era andato lì allo spawn e mi ha rubato le uccisioni. Qua prendo una tripla uccisione, un'altra uccisione da quel tizio, poi me lo abbattono, devo dire anche per fortuna perché stava arrivando questo. E con una grande dose di fortuna sono riuscito ad accoltellarlo. Qui non mi ricordavo esattamente a quante uccisioni di fila ero. So solo che dovevo farle abbastanza in fretta, perché anche se qui non si vede la mappa, nel senso non si vede bene tutto lo schermo perché avevo messo male la telecamera. Stavamo perdendo per 150 a 100, quindi non mancava moltissimo alla fine della partita. Da questa postazione riesco a uccidere quello lì in tre scariche. Poi, prestando molta attenzione, nel senso dico dai, me ne manca una, non devo morire. E però, non vedendo passare nessuno, mi tocca uscire un po' allo scoperto, nel senso passare di qui, vedere se qualcuno cerca di fare irruzione tra tutti i miei compagni di squadra. Poi torno nel mio posto dove c'è il ruscello, dove diciamo non temevo molto uccisioni da dietro perché quasi nessuno guarda qui. Ho messo una claymore sapendo che comunque quello lì è un posto di passaggio. In questo caso nessuno passava di lì, sfortunatamente. Mi muovo, cerco di guardare anche i punti alle mie spalle, non si sa mai. Infine vedo quello lì, carica nucleare, 24 uccisioni di fila, grazie a inflessibile, e la tiro immediatamente. Stavamo anche perdendo, e quindi una vittoria con la carica mi è piaciuta molto. E se volete mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, e ciao a tutti.